Adesso però il problema è l'attesa della tua venuta, perché tutta questa generazione, tutto questo progetto da niente ha come prospettiva, come slancio, come desiderio, no? Questo, una sorta insomma, di compimento di questo regno dei cieli, e quindi la venuta rispetto al regno dei cieli. Allora, nell'attesa della tua venuta è un modo non felice di esprimere quello che le scritture intendono dire. La consegna a che cosa porta? A ricevere questo tesoro, conoscerlo, accettarlo o non accettarlo, perché si può anche rifiutare. Allora, ricevere questo tesoro e viverlo. Ecco la generazione di Gesù Cristo, no? Che continua con coloro che conoscono questo aiuto alla vita, lo apprezzano, lo vivono e quindi vivendolo che cosa fanno? Perpetuano, cioè rendono sveglio Gesù, lo rendono sveglio nel tempo, no? Lo rendono sveglio nella vita. Quindi tradurre risorse il terzo giorno è risuscitato, non è corretto. Ma questo nella tua venuta, bello o brutto che sia, però si riferisce al problema della aspettativa del ritorno. Ma non c'è nessuna aspettativa di ritorno. E appunto tu come ce la spieghi? Ecco, cioè il ritorno è la presenza. La parosia. Esatto, è la presenza che coloro i quali riceveranno, accetteranno, vivranno l'insegnamento che viene dato loro nella consegna, la venuta sua è la concreta realizzazione. Allora possiamo arrivare anche la concreta realizzazione che chi riceve la consegna fa certo, produce. Produce. Questo progetto fa quello che è stato progettato. Certo. Allora, dopo tutto questo, ma noi e tu, che sei arrivato dopo tutti questi anni, questa lettura, che cosa ce ne facciamo di tutto questo? Perché secondo me è successo tutto. Tutte le cose che lui mette nella consegna sono successe tutte. Cioè, non solo sono successe, ma succederanno nella generazione di Gesù Cristo. Cioè la generazione di Gesù Cristo vedrà ancora Gesù, discepoli, Giuda, capi dei sacerdoti. Ma dove la vedi la fertilità? C'è ancora questa fertilità? Ma oggi lo vedi risvegliato o lo vedi invece messo nel sepolcro? Raramente. Cioè nella fossa oppure messo nel museo. Lo soffocano le chiese. La disgrazia non è stato il tradimento che non è stato tradimento di Giuda, cioè la consegna di Giuda, insomma. Non è stata, ma è stata la consegna lungo tutti questi secoli, no? Una consegna che ha fatto del messaggio di Gesù una ideologia, che ha trasformato questo messaggio che doveva essere un parlare bocca a orecchio, vita a vita, esempio ad esempio, l'ha trasformato in quella brutta costruzione che molta architettura racconta, rappresenta. Quando io vado a Roma e entro nella piazza e guardo la basilica e guardo il cupolone prima che scompaia dietro la facciata, guardo il cupolone e dico un pallone proprio. Qualcosa che è gonfiato dalla parola che c'è dentro, no, magari, è gonfiato dalla spocchia di coloro che sono diventati cristiani, hanno ricevuto quel tesoro, ma se ne servono per bella mostra. Però lì dentro, fortissima invece,
la speranza che questa seminagione, che questa pianta, che questo sviluppo sia il senso di tutta. L'unico atto di fede che io faccio nei confronti della generazione di Gesù, che comincia con la morte di Gesù e non è ancora finita, è aperta, è questo, di credere che ci sarà una consegna che verrà accolta e che farà scendere la Gerusalemme celeste, cioè la Gerusalemme senza tempio, senza sacerdozio, dove l'Eloim sarà tutto in pace. Qua c'è una grande speranza e qua possiamo anche dire che così ritorniamo alla biografia, così tu vedi il senso di tutto, certo, quello che fa, certo, svegliare, certo, questo messaggio che invece è stato troppo messo in un monumento. Io cerco di riconsegnarmi per poter consegnare in maniera che la consegna ci sia, cioè che il contenuto della consegna ci sia tutto.